Allora, benvenuti a questa ennesima edizione di Get Latest Version Online, evento GL1 Air. Dovreste vedere la condivisione un Firefox con una build. E quello di cui parlerò oggi è sostanzialmente il come gestire correttamente o sopravvivere più facilmente alla Continuous Integration grazie alla definizione delle build via codice. Un brevissimo recap. In realtà, per chi ha lavorato con TFS nella versione 2005-2008, quindi parliamo di più di 10 anni fa, le build erano un grosso file MS Build, perché l'unico motore supportato era MS Build. Poi si passò a Workflow Foundation perché si pensava che un editor grafico avesse una maggiore appealing, ma poi in realtà ci siamo accorti che Workflow Foundation era un po', diciamo, troppo complicato. E quindi con Visual Studio, scusate, TFS 2015 siamo andati verso un motore di build che permettesse di definire una build semplicemente con una serie di azioni, come questo che state vedendo in condivisione. Il motore funziona benissimo, non mi dilungherò su come è la struttura, accenno solamente per chi non lo conoscesse il fatto che abbiamo agent per Windows, Linux, Mac. L'agent è sostanzialmente un file zip che potete semplicemente dezippare, mettere in una cartella, lanciare un config e l'agent parte. Microsoft vi dà agent hosted, quindi agent che girano in Azure in tutte le piattaforme con un tot di minuti gratis, che sono mi sembra 1800 minuti al mese, o potete comprare le vostre pipeline. Quindi diciamo non avete proprio limiti sul dove potete far girare il vostro codice. La build sostanzialmente è un insieme di task. Per farla, diciamo, in maniera, per spiegarla in maniera molto rapida, in Azure DevOps quello che è una build viene chiamata sostanzialmente una pipeline. Di base una pipeline ha un'azione principale che è get sources, che ci permette di recuperare il sorgente, e poi una serie di job, che sostanzialmente sono una serie di task che girano su degli agent. Ora, il motore che fa girare una definizione fatta così, con l'editor, con i task, o il motore che fa girare una definizione scritta in codice, vedremo tra poco come viene fatta, è esattamente identico. Quindi sostanzialmente tutto quello che potete fare con l'editor grafico lo potete fare con una build YAML, perché poi diciamo per essere più precisi, la YAML è semplicemente una maniera differente di definire questo editor. Quindi molti si possono chiedere, ma se io ho un bel editor grafico così, dove io clicco e diciamo, sono guidato nella configurazione, perché mai dovrei abbandonarlo e spostarmi su una definizione su file YAML? Dove chiaramente io invece di editarlo con questo bellissimo editor grafico, sostanzialmente vado ad editare un file. Ok, le risposte possono essere tante. Una prima potrebbe essere un po' più filosofica. In DevOps, soprattutto quando si fa continuous release, si cerca di arrivare a quello che è infrastructure as code, build as code, ovvero nel vostro codice dovreste mettere il più possibile tutto quello che serve per compilare e rilasciare la vostra soluzione, evitando di dover dipendere da fattori esterni. Quindi la build che in questo caso è definita nel nostro bellissimo editor grafico è una build che è definita all'interno di Azure DevOps, quindi sostanzialmente non fa parte del nostro codice. Quindi questo potrebbe essere un problema filosofico. Ma in molti potrebbero dire, a me non mi interessa la filosofia, mi va più che bene che il codice sia esente dalla definizione della build e la definizione della build la metto in Azure DevOps. Ma le difficoltà nella manutenzione delle build diventano evidenti quando noi iniziamo a avere tanti, tanti repository e tante, tante build. E soprattutto questo accade quando lavorate in microservices. Per cui è facilissimo avere decine di repository con piccoli pezzetti della vostra soluzione che sostanzialmente magari voi deployate sempre con lo stesso modo e buildate sempre con lo stesso modo. C'è una soluzione, sono dei test. C'è magari l'analisi con SonarQube, c'è una creazione di un pacchetto Nugget, la pubblicazione di un pacchetto Nugget, una DLL, oppure la compilazione di un sito, eccetera, eccetera. Quindi sono operazioni che sono abbastanza comuni per fare la build. Andando nel bellissimo editor grafico, è vero che l'editor grafico è molto bello e molto comodo da usare, ma se io ho 20 repository, dovrò fare 20 build e per ogni build dovrò mettermi qui ed andare a rifare diciamo la definizione della build in graphic. Ok, questo è vero e non è vero perché esistono add-in e modalità per esportare il settaggio e per rimportarlo, però sostanzialmente è abbastanza più noioso. È molto più facile, ad esempio, dire
io ho una build di un certo tipo che fa sempre le stesse cose, build una solution, run test, eccetera, eccetera, ho un file, copio e incollo il file sull'altro repository, lo adatto per il nome della solution o quello che sia nell'altro repository, lo committo e per me è molto più facile sopravvivere. E questa è una prima grande importanza nel mettere la definizione della build in codice. La seconda è sicuramente la possibilità di avere la history di questa build e poter andare avanti e dietro nella build in maniera molto molto facile, cioè poter dire guarda, ho modificato la build, non mi piace, vedo la history del file, torno indietro, restauro una versione vecchia della definizione della build, rifaccio push e vado avanti. È anche vero che anche nell'editor grafico noi abbiamo una serie di history e quindi noi possiamo prendere una qualsiasi history, fare un compare delle differenze e poi fare volendo un revert della pipeline. In realtà qua abbiamo la definizione della build classica che è un JSON, non è uno YAML, ma sostanzialmente è abbastanza facile capire quello che succeda. Quindi non è vero che non abbiamo la possibilità con la build classica di avere una history e di revertare, è solamente un po' più noioso e un po' più lontano dal codice. Ma probabilmente la vera ragione per cui la build nel codice, quindi la build YAML, è diciamo vincente, sicuramente è perché noi possiamo in questo modo averne una versione diversa per ogni branch. In un progetto complesso è abbastanza facile introdurre in una branch delle modifiche che ci richiedono la modifica della build. Pensate banalmente a un refactoring per cui voi cambiate il nome della solution o cambiate il nome dei progetti oppure aggiungete un nuovo progetto web che è una micro parte di un nuovo servizio. Quindi voi poi volete andare a modificare la build in modo che nella build si venga compilato, venga pubblicato magari questo nuovo servizio, venga cambiata la solution da buildare. Capite che con una build classica questa è abbastanza noioso, perché quando noi definiamo la build, la pipeline, abbiamo delle variabili, per esempio, comuni, ma che sono definite all'interno della stessa build. Se noi ora supponiamo di dire non voglio la test web app SLN, ma voglio rinominarla, che sostanzialmente voglio fare un refactoring e la voglio chiamare web app SLN, è chiaro che una volta che io in una branch faccio questa modifica e e vado a fare push, poi mi trovo in tutta la build che fallisce perché non ha questo nome di solution. E quindi iniziano ad esserci vari trucchi che ho bloggato anche nel passato, come fare dei piccoli PowerShell che verificano l'esistenza dei file per capire e per settare le variabili. In generale è molto noioso e poco funzionale e error prone. La possibilità di dire modifico il sorgente e questa modifica al sorgente mi richiede contestualmente una modifica alla build e io posso fare questa modifica alla build contestualmente nella branch mi rende il tutto molto più facile. Altra cosa importante è che non bisogna spaventarsi del fatto di dire oh mamma mia, io non sono così familiare, non lavoro in Azure DevOps tutti i giorni e quindi sostanzialmente magari l'editor grafico è facile. Posso usarlo tranquillamente, non mi dà problemi, mentre invece lo YAML, la sintassi, mi trovo un po' in difficoltà. Quindi voglio cercare di evitare questo spavento mostrandovi come in realtà è semplice e come Azure DevOps vi dà tutta una serie di strumenti che vi aiutano in maniera molto forte nel poter convertire una build esistente in YAML oppure comunque generare una build YAML da zero. Prima di tutto, se voi cliccate un singolo task o addirittura tutto il job, avete un bel bottone che si chiama View YAML. Quindi la cosa più importante è che avendo questo bottone lo possiamo premere ed avere la definizione in YAML di quella che è la nostra pipeline definita con l'editor grafico. Attenzione, piccole cose da verificare. Qui nella build pipeline vi viene avvertito che avete delle variabili referenziate nei task che non sono presenti nella change job, sono variabili a livello di build e quindi vi verrà richiesto, poi dovrete manualmente, quando andate a creare il file di build in YAML, dovrete mettere voi quelle variabili, quindi copiare le variabili che avete definito nel tab variables. Ma quello che concerne la definizione della build, come vedete, avete in maniera molto semplice e molto lineare tutti i task definiti esattamente come li avete definiti nell'editor grafico. Questo chiaramente funziona benissimo la prima volta quando voi convertite una build esistente in una build YAML. Poi, quando la build YAML è stata convertita, voi magari dite, cavolo, mi trovo in difficoltà perché ora devo aggiungere un task e non so come aggiungerlo. Ok, la maniera più semplice con cui potete farlo è andare nella
in una build normale, mettere un blocchetto, configurarlo e fare view YAML. Ma in realtà questa funzionalità è così comune che, come vedremo tra poco, anche direttamente nell'editor della build YAML, Azure DevOps vi consente dal web di avere un ausilio alla compilazione. Quindi, cosa succede? Supponiamo di avere il nostro progetto e di andare a creare una nuova pipeline. La build YAML è così importante che se voi andate a guardare il menu, il wizard, dove sostanzialmente vi vengono proposte le possibili build, vedete che le prime quattro sono YAML. E anzi, il Use the Classic Editor è proprio relegato qui alla fine e vi dice, va bene, se proprio volete, va bene, vi permetterò di creare l'editor classico, ma vi consiglio di passare in YAML. E quindi che succede? Che a parte la differenza del sorgente, quindi di dire una build YAML che sta in un repository in Azure, ma io posso buildare i bucket, GitHub, eccetera, o altri Git interni. Una volta che voi scegliete un qualsiasi repository, potete dire o a chiedere al wizard di configurazione della build di partire con uno YAML tipico come ASP.NET, ASP.NET Core, Xamarin Android, eccetera, eccetera. Oppure potrete dire starter pipeline, parti con una pipeline minimale dove sostanzialmente c'è proprio solo uno scheletro piccolissimo che mi consente di creare poi i miei task, oppure existing Azure Pipeline YAML file, e quindi vi dice, vi chiede, dimmi la branch dove state lavorando e qual è il path dove avete il vostro file YAML. Noi proviamo per esempio a crearne una nuova, giusto per farvi vedere cosa succede. Eccola qua. Creando una nuova pipeline, vi viene proposta una pipeline semplicissima in cui avete un trigger, e quindi vedete che potete decidere direttamente dalla pipeline quali sono le branch che vengono sottoposte a integrazione continua, qual è il pool delle macchine virtuali dove dovremo girare, quindi di base vi propone di girare in una macchina virtuale che è Ubuntu Latest, quindi è il pool di agenti fornito da Microsoft in Azure, quindi hosted build, che esegue l'ultima versione di Ubuntu. E come step uno script Hello World e altro eco che vi permette di andare a poi customizzare o fa fare altre cose. Potete praticamente fare un save and run e sostanzialmente vi permette anche di scegliere di dire no, non voglio committare direttamente nella master branch perché magari faccio git flow e in master non posso farlo, quindi magari faccio feature demo YAML e quindi vi permette di dire ok, la nuova build me la metti in una feature branch o in un'altra branch, quindi me la gestisco, la provo e poi la committerò in master o in develop quando tutto è pronto. Come potete vedere, l'esecuzione della build non è differente o dissimile da quello che è l'esecuzione di una build definita con la sintassi grafica, anche perché fondamentalmente il motore è identico. L'unica cosa è che la sequenza di task e la configurazione dei task viene semplicemente presa da un file YAML invece di essere presa da un file, diciamo, molto simile, che è un JSON, che è la build classica. A questo punto io ho la mia build, la build funziona, e chiaramente se io vado a fare edit pipeline, in questo caso è completamente diverso l'editing che io ho. Perché? È diverso l'editing che io ho perché in questo caso non ho appunto l'editor grafico, la build è una build in YAML e quindi mi viene presentato il testo dove io posso scrivere. La cosa interessante è che comunque sia, come vedete, io ho IntelliSense. Quindi potrei dire, guarda, voglio un task. E se io faccio task due punti, lui mi propone quali sono tutti i task, per cui potrebbe essere MS Build o Visual Studio Build. A questo punto io ho il mio helper che mi permette di configurare il task. Ma chiaramente, per essere ancora più produttivi, voi a fianco avete, è opzionalmente visibile con questo menu che è Show Assistant, l'assistenza che vi permette di dire: ok, io voglio una Visual Studio Build, la clicco. La Visual Studio Build mi dice cosa voglio compilare, qualsiasi SLN che ho all'interno della solution, qual è la Visual Studio Version. Qual è l'MS Build Argument? Platform, Configuration, Clean. Insomma, sostanzialmente vi permette di configurare l'azione, il task, esattamente in maniera molto molto simile
come se voi foste proprio nel sistema, diciamo, di build classico, nella definizione con la UI grafica. A questo punto fate add e lui sostanzialmente vi premette, vi prepopola il task con dei valori. Chiaramente, una volta che voi l'avete messo qui, avete questo bellissimo task e potete andare avanti semplicemente con, ad esempio, VS Version. Vedete che comunque sia è editabile tranquillamente anche da codice. Adesso sinceramente non ricordo nemmeno se questo repository è a quante solution ha. Comunque potete salvare nella demo YAML branch. Una volta che avete salvato la vostra build, potete fare run e chiaramente il run vi permette di riandare sempre nella visione in running e il sistema eseguirà la build e sostanzialmente avremo una nuova build con questo nuovo task. Sempre per chi è abituato e uso al vecchio editor, come vedete qua sopra è scomparsa tutta la parte che permette di mettere l'editing delle variabili, demands, eccetera. L'unica cosa che avete è la possibilità di definire variabili con il bottone che trovate, ma è sostanzialmente una maniera per poter aggiungere delle variabili che non sono nel codice. È molto importante perché, ad esempio, voi potreste avere delle variabili che sono secret e non volete metterle nel codice perché chiaramente è una bad practice. Quindi assolutamente è possibile avere una nuova variabile, my secret, tenerlo segreto. E semplicemente vi dice quando state dentro lo YAML, la sintassi è sempre $MySecret. Perfetto. Per avere invece la variabile nello script, ovvero se voi volete usare questa variabile all'interno di uno script PowerShell, sono Environment Variable Syntax. Quindi praticamente tutte queste variabili, MySecret, vengono ribaltate come variabili d'ambiente. Attenzione che il più e il punto e lo spazio nelle variabili d'ambiente sono messe con l'underscore. Sono tutte capitalized e quindi praticamente nel batch script è MySecret, in PowerShell è MySecret e in bash script è MySecret. Quindi vedete, avete tutte le potenzialità per poter dire ok, bene, bello lo script YAML, ma ho delle variabili secret, me le metto da un'altra parte e queste qui sono ora memorizzate, non nel codice, ma sono memorizzate in questa particolare pipeline e quindi possono essere modificate solamente da questo editor, però rimangono secret. Se voi prendete gli ellipsi qua, i tre puntini, avete comunque la possibilità di avere dei setting base che sono mettere in pausa la build, quindi non avere più la trigger automatico e disabilitarla proprio, quindi evitare che le persone la possano far girare, oppure potreste cambiare il path o automaticamente linkare work item in questo run. Ma un'altra cosa interessante è avete trigger. Ora, molto spesso, questo è un po' un piccolo problema ancora dell'editor. Se noi abbiamo i trigger e li abbiamo definiti qui nel codice, quello che diciamo è: ma per quale ragione dovrei definirli anche i trigger qui nell'editor grafico? In realtà, se voi cliccate trigger, quello che viene fatto, vi viene aperto un editor molto simile al vecchio editor classico, dove in realtà lo YAML è YAML e quindi voi non lo potete editare, però sostanzialmente potete comunque vedere un history, ma la cosa importante è che volendo potete vedere alcune variabili e riavere i trigger e potete fare l'override dei trigger dello YAML. Quindi voi potete, anche se lo YAML ha un particolare tipo di trigger, magari avete un problema con la build, non volete che partano build in continuazione, vi fate l'override. Ok, detto questo, c'è anche un'altra maniera sempre per dire editate, potete editare tranquillamente le vostre. La vostra pipeline in maniera produttiva, ovvero potete tranquillamente usare il sistema di Visual Studio Code, previa installazione chiaramente come add-in di Azure Pipelines. Quindi voi installate l'add-in di Azure Pipeline in Visual Studio Code e Visual Studio Code quindi lo avete per Mac, per Linux e per Windows. Una volta che voi aprite un file di estensione YAML o YML, che sono le estensioni YAML, di base qua in basso a destra il Visual Studio Code vi dice: guarda, io ho sostanzialmente il
il syntax highlighter è YAML, ma in realtà se io lo clicco mi viene permesso di utilizzare altri provider. Scegliendo Azure Pipeline, apparentemente il file sembra lo stesso, ma in realtà quello che succede è che ho attualmente abilitato il syntax highlighter di YAML, quindi posso fare task, due punti, e vedete, posso fare visual vs test Android, allora, vediamo, artifact, questa è una build, ok, variable, step, task, sì, ora IntelliSense task, ok. Ora mi sta fallendo l'IntelliSense e l'effetto demo dovrebbe in teoria darmi tutti gli agent, però in generale adesso probabilmente c'ho qualcosa che si è incartato, ma avete sostanzialmente l'IntelliSense esattamente come per la versione web, che vi permette di andare a configurare la build direttamente da Visual Studio Code. In questo caso voi tranquillamente editate il file, committate e fate push. L'unica cosa che ancora non c'è e che potrebbe essere carino avere in futuro è la possibilità di fare un run locale senza dover fare commit e push per verificare se la vostra build è corretta. Quello che si fa di solito è si installa un agent nella propria macchina in un particolare pool. A questo punto mi cambio tempo, faccio una branch. Mi cambio temporaneamente il pool con il pool dove c'è la mia macchina locale, oppure creo un demand che è soddisfatto solo dal mio agent, in modo che la build vada solo nel mio agent. A questo punto io faccio una branch, continuo a pushare su questa branch, a fare push le modifiche, far girare lo script locale, quindi posso poi andare a vedere nella mia macchina le cartelle di output, capire quello che succede, magari in maniera più accurata, veloce, se devo fare una modifica molto sostanziale. E poi, una volta che ho finito tutto, chiudo la branch, molto probabilmente farò uno squash e un rebase su develop e aggiornerò la nuova build. Come vedete, diciamo, è molto molto semplice poter definire la build in YAML. Ma c'è un'ulteriore potenzialità che mi fa, diciamo, propendere verso la scelta di una build di YAML. Supponiamo di avere nel nostro progetto, diciamo, anche nella nostra organizzazione, molte, molte, molte librerie che sono ad esempio librerie .NET, pubblicate tramite un nugget interno che può essere o installato, una macchina installata localmente, oppure usate tranquillamente il package management offerto da Azure DevOps. Ora, la maggior parte di questi progetti sono spesso piccolini, hanno una DLL che verrà pubblicata, una o più DLL di base che verranno pubblicate nel package nugget, o un package di test, e la necessità di fare un pack publish della soluzione Nugget. Soprattutto io vorrei centralizzare questa tipologia di build perché il giorno che dico per tutte le mie librerie, potrebbero essere decine, io voglio cambiare la build e aggiungere ad esempio l'analisi statica con Sonar Cube, io, anche se avessi la build in YAML, dovrei andarmi su tutti i repository e aggiungerla. È sempre più facile che andare a editare a mano la pipeline grafica. Ma quello che vorrei è utilizzare una feature meravigliosa di Azure DevOps Pipeline, che sono i template. Il template ha la possibilità di definire una serie di o una singola step o addirittura più step, quindi tutta una build, in un file di build e referenziarlo da un altro. La cosa, tra l'altro, molto bella è che questo file di build potrebbe essere addirittura un altro repository. Questo vi fa capire come sia molto produttivo fare un repository nella vostra organizzazione di Azure DevOps che contiene tutte queste build base, che potrebbero essere standard Nugget template, standard .NET Core, eccetera, eccetera. Fate una serie di build standard come template e poi il vostro progetto in realtà nella build YAML referenzierà solo il template. È più facile farlo vedere che sostanzialmente andarlo a spiegare. Ok, prendiamo i repository in questo. Ok, in questa organizzazione. Qua vi è un build script di esempio in cui ho messo solo e esclusivamente un piccolo esempio che è .NET Standard e Nugget YAML.
Questo è un repository in cui io definisco questo script, ma questo script in questo repository non è assolutamente legato a una build. Quindi in realtà io sto solo definendo un template. Come vedete, il template, adesso anche se non siete particolarmente, diciamo, skillati, perché lo vedete per la prima volta, vedete che è molto simile al file di build che vi ho fatto vedere prima. Ha un'unica grossa differenza. La sezione parameters che mi permette di dire questi sono i parametri che io accetto in ingresso con i valori di default se ci sono. È possibile dire che i parametri sono richiesti e quindi chi la referenza e la build deve specificarli per forza senza avere i valori default. Potete trovare nella guida tutto quanto. Mi interessa solamente spiegarvi la struttura di base, come funziona per farvi percepire la potenza. In questo caso io dico, la build di tipo net standard test and nugget YAML è un template che contiene la tipica build che io voglio fare per un progetto compilato con .NET standard più full framework, multi-targeted, in cui ho DLL, test e pubblicazione. Quindi quello che faccio è dire, questo template ha dei jobs, quindi in realtà il template mi definisce proprio tutta una build. Ha una serie di job all'interno. Alternativamente, i template potrebbero contenere solamente, invece di una lista di job, un solo job e il chi referenzia il template potrebbe referenziare più template e prendere job da vari template. Teniamola semplice e facciamo proprio il template di una build completa. Quindi sto dicendo che ho un primo job build and test che gira nella pipeline di tipo default, che si chiama default, è la pipeline di base degli agent privati. Avrò una serie di task e come vedete c'è una sintassi molto semplice, dollaro, due parentesi graffe aperte, parameters punto e i parametri di prima. Quindi potete referenziare i parametri non con la sintassi standard dollaro parentesi tonda delle variabili, ma li differenziate con dollaro parentesi graffa parentesi graffa. Perfetto. Detto questo, voi potete quindi parametrizzare ogni parte del vostro script e lasciare che l'utilizzatore dello script poi specifichi quelle che sono i reali valori per questi parametri nello specifico repository che utilizzerà questo template. Andando avanti, vedete, è un template molto molto semplice, fa null'altro che installa una versione particolare del .NET Core SDK. Viene seguito da un git version, un task custom per fare la numerazione, da un .NET Restore, da un .NET Build, da un .NET Test e alla fine da un PowerShell particolare che vi permette, questo non è proprio del template, ma vi permette di far rendere visibile una variabile tra i vari job. Ricordate questo? Questa build è una build con job multipli. I job multipli vi consentono di eseguirli anche in parallelo su varie macchine, ma vi consentono di separare la tipologia di anche di ambienti che seguono la build. Quindi in questo caso un job build and test che fa solamente build and test. Questo job che gira su una macchina Windows esegue il task git version che mi crea una variabile nugget version. Con questo PowerShell io eseguo un comando in Visual Studio in VSO, perché questo prima era VSO l'acronimo, non diciamo Azure DevOps. Questa semplice sintassi, quindi fare output con questo comando, cancelletto cancelletto VSO, trovate su GitHub tutte quante le specifiche perché il sorgente dell'agent è pubblico in GitHub. Dite che la variabile nugget version la settate con is output significa va cross job per capirci, e questo è il valore della variabile, che è quello impostato dal mio task. Questo mi consente di dire, guarda, esiste un'altra azione chiamata pack nugget, che è un altro job, scusate, non un'azione ma un job. Quindi questo potenzialmente potrebbe girare in un'altra macchina, in un altro agent, in un altro sistema operativo. Depend on build and test, che è il job precedente, quindi questi job dicono che non possono andare in parallelo. Prima faccio uno, poi faccio l'altro. Il fatto di poter andare in parallelo è potente perché voi potreste in una situazione dire faccio build and test in una macchina Windows della mia solution lato C Sharp e parallelamente in una macchina Linux faccio la compilazione dell'applicazione Angular. In parallelo, quindi la build totale richiede di meno. In questo caso mi interessava farvi vedere come i job possono dipendere uno dall'altro. Come poi io posso dire che la variabile nugget version in realtà è una variabile che ha
una viene dalle dipendenze, la dipendenza è il job build and test, e è la variabile di output nugget version. Ed eccola qua. Quindi il nome set nugget version è il nome con cui io esporto questa variabile dal vecchio job e il nome con cui la riprendo al nuovo job. Quindi vedete, c'è il concetto di dipendenza, è possibile far dipendere un job dall'altro, è possibile spostarsi variabili da un job all'altro e qua sinceramente quello che viene fatto invece è riassicurarsi col .NET Core Installer che ci sia l'installer del .NET Core. Ricordate un altro job, potrebbe andare in un altro agent. Nugget pack, nugget push. Questo è molto simile alla build che voi fareste realmente su un progetto, con l'unica differenza di dire questi parametri in realtà sarebbero variabili o il nome della solution sarebbe una variabile generale e invece l'avete configurato in parametri. Ora viene il bello. Come faccio io a referenziare in questa, cioè da un altro progetto, quello che è il build, la build. Quindi io ho un altro progetto in un altro repository, sempre nella stessa organizzazione, questa è la regola, il repository sta nella stessa organizzazione. Creo la build e la chiamo CIAML e questa build è molto molto particolare. Inizia con i trigger e quindi definisce quali sono le branch che vengono monitorate per integrazione continua, tutto ciò che è standard per GitFlow al netto dei bug fix. Ok, resources. Resources è diciamo, è la sezione con cui una build YAML può dire io dipendo da qualcos'altro al di fuori di ciò che trovo nel mio repository. Le risorse possono essere più di una, ma di base a noi ci interessa che la risorsa è un repository esterno. Quindi io dico, guarda, questa build YAML dipende da un repository esterno che chiamerò template repository, che è typegit. Questo è il nome e il nome mi permette di identificare nome del team project slash nome del repository Git, quindi questo vi fa capire che il template deve essere nella stessa organizzazione, è possibile prenderlo anche da GitHub. E c'è la cosa più importante, ref. Qua io dico qual è la versione del template che voglio usare e qui è la chiave di tutto. In questo esempio, se io metto refs tag 0.1.1, significa che il progetto Jarvis Out, che definisce la build CIAML, referenzierà il template build script nella versione del tag 0.1.1, per cui se voi cambiate il build script, questa build rimane invariata. Ma se voi invece di ref tags 0.1.1 mettete refs heads master, quindi puntate la master alla develop, significa che chiunque cambi il repository base dentro build script vi praticamente aggiornerà automaticamente le build dei progetti derivati. Quindi se invece di ref tags 0.1.1 io metto ref heads master e poi tra 10 giorni, tra un mese, tra 2 mesi, modifico il template aggiungendo un task, qualsiasi repository che definisce una dipendenza di questo build script da quella branch verrà aggiornato. Quindi sta all'utilizzatore, a chi utilizza il template, decidere se A, rimanere su una versione precisa e quindi dire no, uso quella versione precisa e poi sono io che magari dirò ok, faccio un nuovo commit e farò refs tag 034, quindi sono io che aggiorno il template, oppure dire no, seguo la master e appena uno pubblica la master sul repository con i template sono aggiornato. Fine. Non avete null'altro che dire. Nel mio job i job sono presenti, sono tutti i job del template net standard test nugget YAML, è il nome del file, percorso completo del file, chiocciola il repository a cui lo prendo. Specifico i parametri in ingresso e quindi banalmente qual è il nome della build, qual è la solution che contiene tutto quanto, qual è il progetto da pubblicare per Nugget e qual è la sua cartella e ho finito. Quindi sostanzialmente quello che succede è che in questo progetto io avrò sostanzialmente creato questa build, quindi se io vado nelle pipeline e vado nella Jarvis out, per esempio, la posso prendere qui. Qui, se io faccio l'edit della pipeline, non è un mistero che l'editing arrivi nel resources job template fine dei giochi. Quindi io sostanzialmente posso fare tranquillamente editare la build anche da qua, ma non farò quasi nulla qua perché questa è solo la reference al template che io utilizzo. È sempre possibile utilizzare variabili come secret, come vi ho detto prima, ma la cosa, interessante è che io, una volta che lancio la build, come vedete, questa è l'ultima build lanciata,
Sono due job, la parte di build and test e il pack nugget, e come vedete in realtà i valori, scusate, i job reali che vengono fatti sono presi al template, quindi ho 3-3 store, build, test, il set nugget version, che sostanzialmente è un PowerShell, set il nugget version, la pack nugget, che in questo caso non fa altro che installare il .NET Core SDK 22301 per poi fare un packaging e un push del package in modo da avere nel mio repository nugget interno a questo account la nuova versione in push e poi un finalize build che è semplicemente un riportare il build status al server. In questo caso quindi capite come è veramente semplice far sì che chi ha più esperienza nel gestire Azure DevOps possa fornire dei template file che poi, una serie di template file, che poi chi compila e chi effettivamente scrive il codice di un microservizio, un package, una libreria, possa semplicemente dire: io non devo essere esperto di Azure DevOps, non devo essere esperto di YAML, qualcuno mi fornirà la build tipica per la mia situazione, sono un microservizio X in Windows, sono un microservizio multi piattaforma per cui sarò scritto in .NET Core, sono un sito web ASP.NET Core, sono un sito web ASP.NET classico. Ci sarà qualcuno che con la sua esperienza nel repository delle build standard andrà a modificare e tenere in line aggiornati la definizione delle build e tutti gli altri vostri progetti, basta che lo referenzino con 10 righe di YAML, si trovano e si portano a casa una build già fatta. Quindi immaginate la produttività di una persona che dice: io creo una nuova piccola utility, faccio un esempio pratico fatto pochi giorni fa, creo una nuova utility per Kestrel per aggiungere alcune funzionalità a quelle basi di Kestrel Windsor, mi faccio il repository Kestrel Utilities, ci metto dentro direttamente la file YAML, CI YAML con quei quattro parametri, ho l'integrazione continua e non ho problemi e vado. Il mettere la definizione della build nel codice è molto importante e in generale è disponibile in tutte le piattaforme. È molto interessante, è ancora in beta, è vero che GitHub è acquisita da Microsoft, ma in generale è molto interessante perché GitHub ha sostanzialmente introdotto da poco il concetto di GitHub Action, attualmente in beta. Le GitHub Action permettono di definire in un repository la continuous integration con una sintassi YAML, che attenzione non è uguale a quella di Azure DevOps, perché è vero che Microsoft ha acquisito GitHub, ma in realtà GitHub è un prodotto che vive con le sue gambe. La filosofia è molto semplice. Per esempio, in questo caso io posso dire: ho forcato nstore, sono andato ad inserire un file CI YAML. E questo file CI YAML è sostanzialmente in questa l'ho fatto in una branch GitHub Action per default dentro la cartella .github workflow e ho un unico CI YAML la cui sintassi è simile ma leggermente diversa. In questo caso, per esempio, vedete, ho detto questo si chiama un'integrazione continua che è nstore CI on push, quindi lui parte direttamente sul push, vedete, non definisco nemmeno le branch, ma prende ogni push, gira su Ubuntu Latest, questo è analogo al pool di agent che usate. È interessante, ha una strategy matrix che vi dice la variabile .NET che io poi utilizzerò ha questi potenziali valori in un array, quindi il .NET 22401, il .NET 22301, la 3.0.100 preview, bla 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 bla. A questo punto io faccio l'equivalente di un job in cui dico compila per .NET e metto matrix.NET. Questo automaticamente fa sì che in realtà io stia definendo tre build. Gli step, in questo caso, come vedete, la sintassi di GitHub Action è molto 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 meno prolissa. Uses action checkout v1, quindi dice l'azione di checkout che scarica il sorgente. Poi faccio un pezzo che si chiama setup.NET Core, utilizzo l'action setup.NET v1. Le action sono tutte sostanzialmente in open source e ve le trovate in un account di GitHub e GitHub Actions dove trovate sia il source code di tutte le azioni, e quindi potete anche vedere come sono fatte, ma sia anche l'esempio come si usa.
La sintassi with mi dice, guarda, ho la .NET version, questa è una sorta di parametro, quindi usa l'azione setup.NET col parametro .NET version preso dal matrix.NET, quindi è una matrice con n potenziali valori. E poi c'è un altro task che sostanzialmente è build with .NET, e come vedete qua non è analogo a Azure DevOps, è molto più lineare, in cui banalmente gli dico, esegui uno script, sostanzialmente .NET build, nome della build, configuration release. Quindi in questo caso la sintassi è più scarna, più veloce, lo scopo di GitHub è quello di rendere operative le persone il prima possibile, quindi in poche righe io definisco la build. E cosa succede? Se vado a vedere nelle actions, io avrò tutte le action definite, in questo caso nstore CI, ho tre esecuzioni, vedete, relative a tre push differenti, una è fallita, prendo l'ultima riuscita e avete una visualizzazione simile a quella di Azure DevOps, dove lui mi dice: guarda, sul push, e quindi nel push di questo commit, quello che è successo è che io ho fatto tre build completamente separate, perché con la matrix mi consente di definire la build una volta e di fare tutta la matrice parametri. Quindi ho buildato con .NET Core 2241, 22301 e 30 preview. E ognuno di questi ha semplicemente seguito quelle azioni che vedevate prima. Quindi run action checkout v1, che è semplicemente l'azione che fa esegue il checkout del repository, nulla di più, nulla di meno. È molto simile l'output, vedete, a quello che vi dà Azure DevOps, quindi output prolisso del checkout. E poi chiaramente abbiamo un setup.thread core, e quindi qua il sistema verificherà e dirà: guarda, vuoi un download per la tre view, cool not fetch, download, eccetera, eccetera, eccetera. Si occupa di installare nella macchina il .NET Core 3.0 Preview, quindi questo esiste anche in Azure DevOps, vi solleva dal dover assicurarvi che nell'agent esista un particolare tool per la compilazione, perché ve lo autoinstalla il job. Build with .NET, in questo caso, è il task in cui io faccio uno script, .NET build src nstore, quindi questo è esattamente quello che succede. Potrei anche seguire .NET test, ma in questo caso l'ho lasciato semplice, e complete job, che sostanzialmente è la pulizia degli orfani. Quindi anche GitHub comunque ha la sua, dopo l'acquisizione di Microsoft, sta introducendo il suo motore di workflow basato su una sintassi YAML, e quindi diciamo è la direzione generale dove sta andando il mondo di integrazione continua. Già da un bel pezzo. Per cui, se ancora voi siete sull'editor grafico di Azure DevOps, il consiglio è quello di spostarvi il prima possibile ed iniziare a familiarizzare con lo YAML. Detto questo, sono all'incirca 42 minuti, siamo alle 7:40, direi che posso aver finito. Se ci sono domande, rispondo volentieri.